Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, ci siamo finalmente. Ci siamo ragazzi miei. Stiamo parlando di Realm Royale. Sto ringraziando subito tutti voi che da più di un mese a questa parte guardate le mie live di Realm Royale. Sono stato forse uno dei primissimi italiani a portarlo, forse il primo tutti i giorni, come stiamo facendo, e devo dire che il giorno è arrivato, ragazzi. Notizia ufficiale da parte di iRed Studio, che è quella che ha sviluppato Realm Royale. Notizia riportata ovviamente anche sul Twitter di PlayStation e su Twitter di Xbox. Ragazzi, Realm Royale è arrivato, o meglio, è arrivata la beta per i giocatori di console. Ce lo avevano garantito, avrebbero fatto uscire Realm Royale prima di agosto, e così è, ragazzi. Sta per arrivare. Voglio insieme a voi vedere una cosa e poi parleremo bene, perché non è proprio una cosa semplice. Vi spiego con calma. Per prima, ragazzi, però andiamo a goderci subito subito il trailer di Realm Royale per i giocatori di console. Buona visione. T for team. GG ragazzi, veramente veramente figo il trailer di Realm Royale per console. Ringrazio anche Emil Leggendario per la mega donation, grazie mille. Come vi stavo dicendo ragazzi, questo è un fantastico trailer che spiega molto bene com'è questo gioco, cosa bisogna fare. Allora ragazzi, vi faccio vedere un pochettino con il display capture in modo da capirci meglio. Allora, questa ragazzi è la pagina Twitter ufficiale di Realm Royale. Se noi scorriamo nella pagina, se noi scorriamo nella pagina, brutto da dire. Allora, vediamo ragazzi che 9 ore fa hanno pubblicato un link che dà la possibilità ai giocatori di Xbox, ovviamente cliccandoci sopra, di accedere ad una pagina, eccolo qua ragazzi, relativa a Xbox One, dove fare la pre-registrazione. Quindi ragazzi, loro lo metteranno in beta, voi dovete scorrere fino alla fine, cliccare su Sign up for beta e, come vedete ragazzi, inserendo la vostra email automaticamente vi registrerete per i beta test di Realm Royale su console. Quindi ragazzi, iscrivendovi e se foste fortunati essendo estratti, Shooter, il professore di italiano, potrete avere accesso anticipato ai server beta di Fortnite. Stesso procedimento, ragazzi, lo trovate anche per PlayStation. Basta solo andare ancora un po' più giù nella pagina Twitter. Eccolo qui, ragazzi, il post relativo invece alla PlayStation. Andiamo nel blog ufficiale proprio della console in questione e, come sempre, cliccando in fondo alla pagina, ragazzi, su Sign up for PS4, eccolo qua ragazzi, si apre una nuova scheda dove qua invece bisogna dire la nostra email e il nostro stato di dove viviamo, in poche parole,
dovete essere maggiorenni, cioè dovete avere più di 13 anni e dovete accettare ovviamente le condizioni contrattuali. Potreste essere, ragazzi, anche voi scelti per il nuovo gioco in beta che presto arriverà su console. Detto questo, ragazzi, c'è un'altra cosa interessantissima che è buono sapere qua per i giocatori invece di PC, ragazzi. Parliamo della patch del bilanciamento numero 1 per quello che riguarda le classi, ragazzi, e andiamo subito a dare un'occhiata al bilanciamento, al riequilibrio di tutte e cinque le classi. Guerriero, ragazzi, il suo salto, il salto eroico, l'abilità di classe, non infligge più danni. Hanno diminuito la forza del salto del 20% e hanno ridotto il controllo nell'aria dal 90% al 50%. Molto più difficile. Hanno aggiornato invece l'animazione della carica, una delle mie abilità preferite in assoluto. Il bonus di classe dell'assassino: hanno aumentato al più 10% la velocità e hanno scambiato questo 10% con la velocità di ricarica, che quindi adesso è più lenta. Hanno migliorato, hanno modificato la Ghost Walk, è cambiata da 2, 3, 4 e 5 secondi che c'era prima a 3 secondi per tutti i gradi. Quindi, ragazzi, Ghost Walk, da quello che sto leggendo, sembrerebbe che sia inutile trovarla leggendaria, perché ha 3 secondi per tutti i gradi. Il fucile di precisione, invece, ragazzi, hanno aggiunto il drop del proiettile. Per il cacciatore, ragazzi, modificato più 10% per la velocità di movimento nel bonus di classe. Il bagliore è stato aumentato da 120, 150, 180 e 210 a 160, 190, 220 e 250. E la Dodge Roll, praticamente la capriola, hanno aggiornato l'animazione. Cacciatore, ragazzi, bonus di classe più 10% nella velocità di movimento. E il bagliore, anche per il cacchio sto dicendo, scusatemi, mago, hanno modificato il librarsi, che è praticamente l'abilità base, quella dove si vola, dove hanno ridotto il periodo di tolleranza da un secondo a 0,5 secondi. Grazie, Emi Leggendario! Il tentativo di sparare un'arma ora interromperà l'abilità Soar, che dovrebbe essere e sick from the money e the fuck, tanto che non uso il mago. La Soar deve essere forse l'ibernazione, non ricordo. Modifiche anche per le armi, ragazzi, la Slug Rifle, hanno ridotto i danni. Qui sono, ve li dico in base alla classe, quindi vi ricordo comune, rara, epica e leggendaria. Da 5,80, 6,40, 6,90 e 7,50 a 5,65, 610, 6,55, 710. Ridotti anche i danni del Burst Rifle da 2,20, 2,40, 2,60 e 2,80 a 200, 2,20, 2,40, 2,60. Alcune modifiche anche per le dimensioni del primo e dell'ultimo cerchio. Hanno aggiunto la pelle di pollo al Battle Pass. Non so cosa sia. Hanno aggiunto le missioni giornaliere. Prot! Missione giornaliere aggiunti. Hanno ampliato il sottopassaggio nella cava per una maggiore giocabilità. Hanno aggiunto due nuovi punti di interesse a Dragon's Bones, che sono una location che c'è in mappa, e hanno aggiornato la minimappa. Corretti anche alcuni bug, ragazzi, relativi. In alcuni casi le icone delle abilità avevano i duplicati. Ah, meno male che hanno risolto il... Wow, che bel aggiornamento, raga. Hanno fatto un mega aggiornamento, raga. GG. Hanno risolto appunto la doppia icona della classe, delle abilità nelle classi nel menu. Hanno risolto dei problemi ambientali, credo che riferiscano a quando ti incastravi in alcuni punti. Risolto un problema per cui gli effetti visivi delle armi leggendarie non apparivano dopo essere sopravvissuti ai 30 secondi in cui si è nel chicken hand.
nel Chicken Head, quando siamo polli, in poche parole. Abbiamo risolto il bug dove la sovrapposizione del fucile da cecchino si bloccava sullo schermo, e risolto anche i relativi bug per quello che riguarda alcune chest fluttuanti. Effettivamente ne avevo viste alcune anche io, ragazzi, e l'ultimo bug, risolto un bug per cui la panoramica della fotocamera interrompeva alcune emote. Beh ragazzi, io vi dico che con questo video voglio davvero che tutti voi vi andiate ad iscrivere per diventare beta tester e poter giocare con qualche giorno di anticipo a Realm Royale. Sono certo che con questo grande passo avanti e con l'inserimento delle missioni giornaliere e la modifica di alcune parti della mappa, davvero comincerà a iniziare a mordere lentamente le caviglie al nostro grande Fortnite. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Dai raga, vi ricordo, se vi piace Clash Royale, seguitemi su Instagram, dove pubblico dei video di gameplay. Oggi invece apriremo il baule della guerra. Noi ci vediamo in live. Iscrivetevi al canale in tantissimi. Ciao!